È meraviglioso essere tutti insieme per il congresso di quest'anno Siate Pazienti. Sono 4 anni che non assistiamo a un congresso di zona di persona. Ma la vostra pazienza nell'aspettare fino a oggi verrà ricompensata. A nome del corpo direttivo, posso dirvi che questo sarà un bellissimo programma e sarà utile a tutti noi. Ci saranno più di 40 discorsi. E poi tanti video, un brano biblico recitato e un avvincente videoracconto in 2 parti. E tutto questo è stato preparato per incoraggiarci e per aiutarci a perseverare negli ultimi giorni di questo sistema di cose. Come potete vedere dal tema di questo congresso, parleremo in modo particolare della qualità della pazienza. La pazienza ha origine da Geova. È uno dei 9 aspetti del frutto dello Spirito che sono elencati in Galati, capitolo 5, versetti 22 e 23. Se avevate imparato a memoria queste qualità un po' di anni fa, quando le ripetevate, elencavate così i primi 4 aspetti del frutto dello Spirito: amore, gioia, pace e longanimità. Sono qui con Antonio Verardi, portavoce dei testimoni di Geova, in questo congresso qui alla Fiera del Levante, ultimo congresso che ha un tema molto particolare. Prima di tutto, buongiorno, come stai? Bene, bene, è una felice occasione in un clima di totale rispetto, cordialità e ordine. Ecco, avete scelto un tema molto particolare, l'essere pazienti, no? Che cos'è la pazienza? Il tema Siate Pazienti, scelto per questo congresso 2023 dei Testimoni di Geova, è un tema particolarmente attuale, considerata gli aumenti di casi di aggressività e intemperanza. Oggi la soglia di pazienza è molto molto bassa. La maggioranza è i nervi tesi, la vita frenetica, lo stress, le ingiustizie, gli sconvolgimenti climatici stanno mettendo a dura prova il livello di pazienza nelle persone. Ecco, in questo momento sentiamo la voce in sottofondo, c'era prima l'intervento di uno dei responsabili, no, internazionali, del direttivo, no, dei testimoni di Geova dall'America, perché di là, a pochi passi da noi, ci sono tantissime persone che stanno seguendo questo incontro, ho visto tantissime famiglie, tanti bambini, so che avete anche molti ospiti. Sì, abbiamo tanti ospiti che hanno accolto l'invito ad essere presenti e a seguire questo programma. Il programma del congresso 2023 include oltre 40 discorsi pronunciati da oratori esperti, più di 70 video. La Bibbia alla prima scena spiegherà cos'è la vera pazienza, come mostrarla e come la vera pazienza migliora davvero i rapporti con gli altri. Poi, nella giornata di domani, sarà interessante il momento clou, quello del battesimo in acqua per immersione completa da parte dei nuovi testimoni. Ovviamente non si nasce cristiani testimoni di Geova, cristiani testimoni di Geova si diventa. È l'individuo a scegliere o meno di battezzarsi seguendo i valori riportati nella Bibbia a seguito del corso biblico ricevuto. Ecco, sono 3 giorni, ho visto una scaletta abbastanza serrata di appuntamenti, ma puoi spiegarci un attimo l'obiettivo di questi incontri? L'obiettivo del programma del congresso è quello di dare a tutti coloro che hanno accolto proprio l'invito nel corso delle settimane in cui si è svolta una campagna di testimonianza per invitare l'opinione pubblica, è quello di dare le motivazioni, la determinazione a fare della pazienza la virtù della propria vita, la prerogativa della propria vita, dando un contributo positivo nella società in cui si vive. Personalmente sono convinto che il programma darà la possibilità, l'opportunità a tutti coloro che hanno accolto questo invito ad accrescere la propria pazienza, sopportando circostanze difficili nella vita, continuando a sperare. Sperare in se stessi, sperare negli altri e non perdere mai la speranza nel Creatore Dio.